Bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi vi parlo di una macchina da cucire perfetta per iniziare. Il modello di macchina da cucire che ho qua davanti è la Singer 3210. Come al solito vi lascio il link qua sotto in descrizione per acquistarla su Amazon al prezzo in offerta. Ma prima di andare a vedere le caratteristiche di questa macchina da cucire, vi chiedo di mettere un mi piace sotto questo video per aiutarmi a crescere col canale e iscrivervi cliccando anche sulla campanella se non siete ancora iscritti per ricevere notifiche a tutti i prossimi video che pubblichiamo ogni giorno su Recensioni per Scegliere. Oggi parliamo di una macchina da cucire semplicissima, perfetta da utilizzare sia per dei lavori creativi che per fare piccole riparazioni come ad esempio orli o piccole cuciture. Si tratta di una macchina da cucire automatica della Singer, uno dei marchi leader sul mercato di macchine da cucire. Come vedete ha delle dimensioni compatte, ha una larghezza di 40 cm, altezza di 30 cm e una profondità di appena 17 cm. All'interno della confezione, oltre alla macchina da cucire vera e proprio, ovviamente troviamo il pedale per poi andare a effettuare i punti e all'interno troviamo anche diversi accessori. Come si vede la macchina è molto semplice da utilizzare, permette di scegliere la dimensione del punto che dobbiamo andare a fare, mette a disposizione 17 punti differenti con punti base, decorativi ed elastici, inoltre ha il programma in quattro tempi anche per fare le asole dei bottoni, ma soprattutto è una macchina perfetta per chi vuole iniziare e per chi non ha mai preso in mano una macchina da cucire. Infatti imparare a utilizzare questa macchina è veramente semplice, in poco più di un'ora noi siamo riusciti già a effettuare un primo lavoretto molto semplice, ma l'utilizzo di questa macchina e l'aiuto di alcuni tutorial online vi potrebbero permettere di fare tantissime cose. Anzi, fatemi sapere se può essere di vostro interesse la creazione di qualche tutorial con un messaggio qua sotto, potremmo così imparare insieme passo passo l'utilizzo di questa macchina e potrebbe diventare una serie interessante da portare sul canale. Per quanto riguarda la parte bassa della macchina, inoltre ha questa parte che si va a staccare per andare a creare un braccio libero perfetta per andare a cucire anche ad esempio i pantaloni o le maniche di una maglia, quindi la cucitura tubolare, mentre all'interno di questo spazio abbiamo un cassettino con diversi accessori che sono presenti all'interno della macchina, tra cui delle bobine di ricambio, degli aghi, degli accessori per andare a regolare e cambiare il nostro ago e anche dei piedini sostitutivi. Si tratta di una macchina dal design semplice, perfetta da andare a ritirare grazie anche alla maniglia che ci permette di trasportarla semplicemente da una stanza all'altra della nostra casa. Se quindi siete alla ricerca di una macchina da cucire perfetta per iniziare, questa potrebbe essere la soluzione ideale. Come vi ho detto già inizio video, lascio qua sotto il link in descrizione per acquistare questa macchina su Amazon, ma oltre a questa macchina, se volete iniziare i lavori di taglio e cucito, vi consiglio alcuni accessori. Un kit da acquistare assolutamente è quello composto da questi tre accessori e la scatola delle bobine. Infatti queste sono le bobine di filo che dovremo andare a inserire in questa zona della macchina, che ci permettono quindi di andare a generare la cucitura sia sopra che sotto. È necessario andare a creare una bobina per ogni colore di filo che vogliamo utilizzare, quindi all'interno della macchina ne sono già presenti 3 o 4. L'acquisto di questa scatola vi permetterà di avere un numero sufficiente di bobine per avere praticamente tutti i colori che avete a disposizione già pronti per essere utilizzati. Inoltre all'interno di questo pacchetto troviamo anche queste forbicine che sono utilissime per andare a tagliare il filo in modo preciso e rapido con la loro protezione quando non le utilizziamo, e poi troviamo quest'altro accessorio che ci permetterà di andare a eliminare velocemente gli orli che abbiamo fatto in moderrato o ma che magari dobbiamo sostituire, anche questo dotato di un pratico cappuccio, e poi è presente un metro da salto. Anche di questo pack vi lascio qua sotto il link in descrizione per acquistarlo su Amazon, ma un altro accessorio che dovete assolutamente avere è il tappetino di taglio. Questo è un tappetino di taglio autorigenerante in formato A3, quindi abbastanza grande per effettuare il taglio di pezzi di stoffa di dimensioni contenute. Come vedete ha un disegno da questo lato e un altro disegno da questo lato. Sono presenti le numerazioni in centimetri sul lato lungo e sul lato corto, in modo tale da avere anche la possibilità di andare a misurare direttamente il tessuto. Ma all'interno di questo kit, oltre al tappetino rigenerante, troviamo diversi accessori, tra cui sicuramente il più utile è questa rotella che ci permette di andare a tagliare il tessuto in modo molto semplice e veloce. Ha una lama da 45 mm, una chiusura di sicurezza come vediamo da questo bottone che ci permette quindi di non andare a tagliare se non andiamo a sbloccarla,
Quindi andiamo semplicemente a premere per sbloccarla e quando andremo a premere questo pulsante la lama uscirà per effettuare poi il taglio del nostro tessuto. In questo modo, quindi, utilizzando anche il tappetino di taglio che vi ho fatto vedere prima, potremo andare a tagliare il tessuto in modo semplice e veloce. All'interno di questa confezione poi troviamo ancora un altro metro da sarto un po' più grande rispetto a quello precedente, queste pinzette in plastica che ci permettono di andare a fermare il tessuto che dobbiamo cucire perfette, quindi per orli e altri lavori. Si tratta di pinzette trasparenti. All'interno di questo sacchettino ne abbiamo una ventina. Sempre in questo kit è presente poi uno scatolino di 50 spilli con testa colorata e poi un altro strumento utilissimo è questo righello trasparente che ci permette di andare a effettuare anche qui delle misurazioni sul tessuto che vogliamo andare a tagliare, ma oltre alle righe dritte possiamo andare poi a effettuare anche delle righe in diagonale, ad esempio 30 gradi, 60 gradi, 45 gradi, che ci permetteranno quindi di tagliare il tessuto in diversi formati in base a quello che dobbiamo realizzare. Questi accessori e questa macchina da cucire sono secondo me il kit necessario per iniziare a effettuare i vostri primi lavoretti. Se avete delle domande, come al solito, potete lasciare un commento qua sotto, cerco sempre di rispondere a tutti. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo prodotto con un mi piace o un non mi piace sotto a questo video e fatemi inoltre sapere se può essere di vostro interesse creare una serie dedicata a questa macchina da cucire. Come al solito, se non siete ancora iscritti, vi chiedo di iscrivervi cliccando sulla campanella qua sotto per non perdere tutti i prossimi video che andiamo a pubblicare su Recensioni per Scegliere. Per questo video con la macchina da cucire Singer e gli accessori per iniziare a cucire è tutto. Noi ci vediamo alla prossima video Recensioni per Scegliere. Ciao da Enrico.